Purtroppo una larghissima parte di gioventù dimentica di essere giovane, più o meno, non facciamo riferimenti, drogata, arrabbiata, c'è una parte di giovani che non ne possono più e vengono con noi. Questi ragazzi sono decisi a difendere, non a contrastare, non abbiamo contrastato alcun comizio avversario, non lo faremo e ci sono parti d'Italia, così li conosco, che potremmo agevolmente farlo. E se qualcuno lo facesse io lo sconfesserei con il segretario del Movimento Sociale Italiano. Ah, mi sia consentito difendere la nostra libertà di parola senza esporre me stesso o altri a rischi che si sono rivelati. Almirante stava per contestare la candidatura di Michelini e si fece un giro. Allora noi avevamo la sede dell'MSI aperta da poco tempo. Ringraziare chi ha avuto l'idea di rivederci questa sera, perché l'unica cosa buona che sta facendo la Fondazione Alleanza Nazionale, diciamoci la verità, è quella di fare finora questo ricordo di Almirante. Perché, vedete, non voglio ravvivare tristezze né ricordi, perché ognuno di noi, a parte qualcuno più ragazzo, io non lo sono da parecchio tempo, ma alcuni più anziani di me se lo ricordano in altro modo, ognuno di noi ricorda una fase del personaggio Almirante, ma tutti abbiamo la coscienza e il denominatore comune del personaggio politico, dell'italiano che ha servito la propria patria, così come a noi è sempre piaciuto interpretare la politica. Che è vero quel filmato, devo dire che l'emozione mi coglie come coglie molti tra di noi, perché là, lo diceva benissimo Basilio Catanoso, là vi è la storia di una generazione o di più generazioni che si sono formate in quelle che Gigi Facchi, l'avvocato Piritera, hanno indicato le sezioni del nostro partito. Non si tratta di ricordare, sì, almeno per quanto mi riguarda, Almirante o il centenario di Almirante, o almeno, diciamo meglio, non si tratta di commemorare il centenario della nascita di Almirante, si tratta, a mio avviso, di, tra virgolette, ricreare un pensiero di cui lui è stato l'esempio e in questo caso, a mio avviso, l'occasione molto importante, perché stiamo attraversando una fase particolarissima sia dal punto di vista italiano sia dal punto di vista europeo. Per aver voluto organizzare questa ricorrenza celebrativa del centenario di Almirante, che per noi tutti, che per la stragrande maggioranza di noi tutti era il segretario, semplicemente il segretario. Io ebbi modo di conoscerlo, lo ricordava Gigi Facchi, nel 1960, ero ragazzo. Mi trovavo in Piazza Duomo e un uomo bassino, mingherlino, con una borsetta nelle mani, mi chiese, io ero insieme ad alcuni amici, dove fosse la sezione del Movimento Sociale Italiano. Allora l'avevamo, molti di voi se lo ricorderanno, in via Garibaldi. Il partito di Almirante, anche se non più attaccato ossessivamente da tutti gli avversari, rimase isolato a destra. E se in un'importante occasione sostenne di fatto il governo Craxi, permettendo nel febbraio 1985 la conversione in legge del cosiddetto secondo decreto Berlusconi, lo fece per una convergenza di interessi con alcune forze della maggioranza. Per chi non è della destra, per chi non proviene dal movimento sociale, può sembrare davvero una sorta di riunione di reducismo. Perché come facciamo a mettere
d'accordo il cuore e la ragione quando parliamo di Almirante. Come facciamo a rendere conciliabili la emozione e la razionalità senza sconfinare nella mozione d'affetti? Nel rimpianto per la gioventù passata, dico la nostalgia, nel ricordo piacevole con gli occhi incerti fra il sorriso e il pianto, di anni che ci hanno visti protagonisti, che ci hanno visti impegnati in prima fila, anni di forte tensione morale, sociale, anni di scontri duri, anni di persecuzioni, di discriminazioni. Però sarebbe un errore non cogliere l'occasione dei 100 anni del ricordo della nascita di Almirante e non soffermarci sul significato politico che quest'uomo ha consegnato a chi vuole occuparsi della storia dell'Italia del dopoguerra. Almirante appartiene alla storia. E semmai dobbiamo sforzarci di capire perché Almirante appartenga alla storia dell'Italia. Dobbiamo sforzarci di capire che cosa quest'uomo ha lasciato. Perché se facciamo leva soltanto sulle corde del sentimento, Almirante resta il nostro leader indiscusso, resta il nostro segretario, resta l'uomo che ci affascinava. È stato detto dai colleghi parlamentari, dagli amici che sono intervenuti, ma mia nipote ha 13 anni e mi potrebbe interrompere e dire scusa nonno, ma invece di parlarmi dei tuoi 50 anni di impegno politico, mi puoi parlare di quello che pensate di fare per i miei prossimi 20 anni? Io molto spesso quando parlo ai miei figli e alle mie nipoti finisco col parlare delle mie esperienze, quindi per tentare di dare anche una giustificazione devo parlare di quel che avvenne prima della caduta del fascismo per dare un senso alla scelta che una parte del popolo italiano ritenne di fare dopo il 45. Ma oggi i ragazzi vogliono capire che cosa resta di Almirante da poter capitalizzare e mettere a profitto per dare un senso, per dare una continuità a quel messaggio, a quell'impegno, a quella riflessione, a quelle scelte difficili, dolorose, sofferte, meditate. Comunali, edifici popolari e soprattutto la retata del 26-27 che consegnò alle patrie galere centinaia e centinaia di delinquenti, di banditi e di briganti che di fatto infestavano le nostre campagne creando un clima di terrore. Perché dico questo?
perché se Almirante non avesse avuto l'autorevolezza e anche l'autorità esercitata con grande senso di responsabilità, noi non sappiamo come, quale processo avrebbe seguito il dopoguerra italiano. Tenete conto che dall'altra parte del Partito Comunista Italiano c'era un'ala rivoluzionaria con la quale Togliatti doveva fare i conti. Io credo che di Almirante rimanga soltanto l'esempio, la politica per stile e non per moda. Di Almirante rimane lo stile del rispetto verso gli altri, dell'apertura, mai della faziosità, mai dell'odio, mai del rancore. Non so se sia tempo per poter ricomporre una destra, non so se gli italiani abbiano bisogno di una destra che sia soltanto destra. E ve lo dice un uomo che per 7 anni ha sputato sangue in una piccola comunità dell'1%, potendo occupare tante praterie e non lo ha fatto. Ve lo dice un uomo che a 60 anni non ha più un partito. Io sono un senza partito, sono un uomo di destra senza partito, che si offre al confronto degli altri e nel suo ruolo di deputato, e vorrei anche dirlo e perdonare la citazione personale, di Presidente della Commissione Antimafia, eletto per la prima volta nella storia della Commissione Antimafia alla unanimità, si sforza di tenere alti e vivi i valori della destra, che non sono soltanto nostri. Sono valori trasversali, sono valori presenti anche nelle altre cose. Le persone per bene una volta erano convinto che fossero soltanto la nostra parte. Il tempo mi ha insegnato che le persone per bene sono ovunque e i disonesti sono ovunque. Se questo approccio laico può essere utile a ritrovarci assieme per un dibattito franco e sincero, bene, io ci sono. Ma lasciatemi dire che stasera abbiamo già detto troppo di quello che è accaduto dopo Almirante, perché quella era la vera storia, questa ancora è cronaca e non sempre mai. Grazie. Thank you.